Amici di LinkedIn, Facebook, Instagram e YouTube, benvenuti sulla rubrica di Gianvito, il performance coach e in trainer. Cosa accade quando ammetti un errore? Uno dei nodi da sciogliere di ogni libero professionista e di ogni imprenditore è comprendere cosa vuol dire assumersi la responsabilità dell'ammettere un errore. Permettetevi di spiegarvelo con una metafora, un vissuto personale. Ogni mattina faccio la mia passeggiata di 7 km con Cornelius, il mio piccolo bassotto. L'altro giorno, mentre camminavo davanti ad un'edicola, distratto da una telefonata in corso, Cornelius alza la zampa e vi lascio immaginare. L'edicolante, giustamente arrabbiato, inizia ad urlarmi contro, esce fuori ed inveisce in ogni maniera possibile ed immaginabile con parole abbastanza irose. Cosa potevo fare se non chiedere scusa? Mortificato. Cerco di calmarlo, dico a lui di attendere un attimo il tempo di entrare in un bar, prendere una bottiglia di acqua, delle carte per riparare il danno. Lui neanche mi guarda mentre gli parlo, la sua rabbia è fuori controllo, ma io entro nel bar, prendo il necessario, esco e lui è lì a pulire, ancora inveendomi contro. Dico lui di lasciarmi fare, mi piego e prendo il suo posto. Pulisco, rinnovo le scuse, ma lui niente, ha difficoltà a guardarmi negli occhi. Rientra nel suo box, visibilmente ancora arrabbiato. Io mi allontano, da una parte mortificato, ma dall'altra parte sereno. Che cosa è accaduto? Che cosa ho imparato? Come lo metterò in pratica a mio favore la prossima volta? Sebbene io avessi torto ed ho ammesso di aver torto, sebbene io abbia in qualche modo riparato il danno, dall'altra parte la rabbia non è scemata. Anzi, se avessi risposto, probabilmente avrei accettato un presunto scontro. A che pro? Le persone arrabbiate cercano lo scontro. Tu puoi ascoltare la loro rabbia e, come nell'aikido, utilizzare la forza dell'avversario per abbatterlo. Con la calma, con l'ascolto. Nel momento in cui ho ammesso un errore, mettendomi nei panni del mio interlocutore ed ho pulito, ero alla ricerca di un trattato di pace. Quel trattato di pace non è arrivato ed io gli ho lasciato comunque un caffè sospeso al bar, pregando il barista l'indomani di portarglielo con un cornetto quando lui avesse voluto. All'interno di una dinamica di scontro, devi fare, a mio parere, di tutto per uscirne vincitore, seguendo le regole dell'arte della guerra di Sun Tzu. Il nostro animo ha bisogno di pace, serenità ed equilibrio, ed è con quello stato d'animo che ho ripreso la mia strada. Stare bene con se stessi ed il resto del mondo è solo una questione di scelta, in qualsiasi ambito, personale e professionale. E per te, che sei un libero professionista o un imprenditore, è fondamentale creare intorno a te uno spazio e tempo sano ed equilibrato. Se vuoi lavorare su questa consapevolezza, se vuoi scoprire come il tempo sia la risorsa più emozionante per raggiungere i tuoi traguardi, che possono migliorare la tua vita e quella delle persone che ruotano intorno alla tua vita, prenota la tua sessione gratuita di 30 minuti per capire insieme quale abito su misura possiamo ritagliare intorno alla tua consapevolezza e al tuo reale desiderio di vivere una vita sana ed in equilibrio con i tuoi desideri. Un cambiamento. Puoi scrivere a coach@gianvitotraquillo.it ricordandoti che essere felici è un diritto, ma te lo devi conquistare. Vi aspetto alla prossima puntata e intanto vi saluto con il mio consueto buio.